se siete tra quelli che hanno apprezzato il video di Randonautica, questo video vi stupirà. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo tour in cui sfrutterò uno degli ultimi giorni di zona gialla qui in Friuli per fare una sorta di tour aiutata da un'app. Avete già visto quello che è successo con Randonautica, quindi se non l'avete visto, visto che comunque il video è parecchio datato, ve lo lascio qua sopra. Questa volta però mi farò aiutare dall'app Geocaching, che sostanzialmente è un'app per una caccia al tesoro a livello mondiale. È più facile a farsi che a dirsi, per cui direi di aprire l'app che ho qui sul cellulare. Qui vedete più o meno gli oggetti nascosti intorno a me, nella mia zona. Io ammetto di avergli già dato una sbirciatina, giusto per avere un'idea di quelli che potevano essere i luoghi più interessanti dove andare a cercare i tesori che sono stati nascosti. Ho individuato quelli che sono messi in alcuni punti di interesse che sono abbastanza vicini a quello che è il mio comune di residenza. Per cui direi di partire con quello che è il primo di questi geocache da trovare. Ok, si trova all'interno del mio comune, uno semplice da trovare, quindi difficoltà 1,5, quindi non troppo difficile, terreno 1, dimensione micro, quindi direi andiamo. Ammetto che in questo posto non ci sarei venuta mai nella vita, probabilmente, ed è nel mio comune, adesso stavo cercando di capire, dovrei essere molto vicina, dovrebbe essere qui da qualche parte dietro a questi... dietro a questi cartelloni. Essendo micro però non so, dovrei esserci comunque, forse è questo, stando alla mappa. Trovato, e devo ammettere in questo caso è stato piuttosto semplice, la mappa è molto accurata, quindi sono andata abbastanza a colpo sicuro. Quindi una volta trovato, estratto il contenuto e firmato il foglietto, questo qui ammetto è stato semplicissimo da trovare, per cui diciamo che non c'era molto da vedere e soprattutto era piuttosto accurata la mappa, direi di andare a schiacciare trovato e ci spostiamo in un posto decisamente un pochino forse più impegnativo. Direi che il prossimo è decisamente questo qui, il castello di Solimbergo. Difficoltà 2, quindi un pochino più difficile, terreno 1,5, anche qui un pochino più complicato, però la dimensione è normale, ovviamente niente fuoco, ma dovrebbe essere un attimino più visibile, diciamo così. Ok, io al castello ci sono arrivata, meglio dire a quel che resta del castello. Farò comunque affidamento alla mappa per vedere appunto dove si trova più o meno il geocache e vediamo se riesco a trovarlo più o meno velocemente rispetto all'altro. Allora, sembrava sulla torre come posizione, la torre è questa, invece direi che l'ho trovato qua giù. Ottimo, eccolo qua.
al di là di questa sorta di caccia al tesoro, la vista è assolutamente impagabile. Guardate qua dietro, per esempio, tanto per dirne una, e devo ammettere che se non fosse per questa app di caccia al tesoro io non sarei mai arrivata fin quassù, molto probabilmente. Chi sarà mai la cretina che va in giro con le batterie scariche? Eccola qua. Quindi, è il giorno dopo, io ieri sono rimasta secco con la batteria della GoPro e visto che stavo andando comunque verso il tramonto, la scelta è stata quella di rientrare. Avendo ancora a mia disposizione meno di 12 ore di zona gialla, ho deciso di fare altre due esplorazioni. Quindi, insieme a voi, vado a riaprire la mia applicazione. La scelta è il GeoCash che vedete in verdino qui segnato, l'app è anche a pagamento e quelli che appunto vedete in grigio sull'app sono i GeoCash da trovare con appunto le funzioni premium che io, per quanto mi riguarda, almeno per ora non farò. Quindi la destinazione è il Castello di Ragogna, anche qua ovviamente non metterà mai a fuoco. Difficoltà 2, terreno 1, dimensione normale, quindi forse un pochino più difficile dell'ultima che ho fatto, però direi che ci può stare. Andiamo. Ok, come vedete ci siamo. Non dovrebbe essere peraltro nemmeno troppo lontana dal parcheggio, perché più che al castello sembra più vicina alla pieve che c'è qui. Quindi intanto salgo e sempre con la mappa, come gli ultimi due, poi andiamo a scoprire se sarà facile oppure no. Io giuro che non lo faccio apposta, ma queste cache sono veramente facili da trovare, perché stavo salendo e ho registrato le due clip che avete visto, mi è caduto l'occhio su questo. E direi che anche in questo caso l'abbiamo trovata. Adesso comunque poi salirò fino al castello per farvi vedere, però intanto fermiamo qui. Anche in questo caso ne valeva la pena di visitare questo posto e ho trovato la scusa giusta con queste geocache. Il castello purtroppo è chiuso, quindi si può visitare soltanto una parte esterna. All'interno dovrebbe esserci tipo un percorso storico, almeno da quello che ho letto, e anche un'esposizione, però non ho capito esattamente. In ogni caso è la scusa buona per tornarci quando il Covid sarà soltanto un brutto ricordo. Nel frattempo io sto scendendo per andare in macchina, e una volta che mi sarò scaldata le mani direi che è il caso di fare un'altra ricerca, sperando questa volta di metterci un po' di più, perché a tutti gli effetti io 3 su 3 li ho trovati quasi a colpo sicuro. Questo qui ammetto che ho avuto fortuna, perché mi è caduto l'occhio per sbaglio sulla nicchia giusta, ma direi che appunto farò un altro tentativo, perché appunto secondo me sono un po' troppo fortunata. E visto che abbiamo fatto 2 castelli, già direi di fare anche il terzo e ci spostiamo al castello di Fagagna. Difficoltà 2, quindi un po' più, quindi stessa difficoltà di questo. Terreno 1,5, un pochino più difficile, diciamo così, dimensione piccolo, quindi anche qui più piccolo, quindi tecnicamente, quindi teoricamente dovrebbe essere più difficile. Ok, anche in questo caso ci siamo, il castello è quassù. Non dovrei metterci molto. Cellulare, non si vedrà nulla con il riflesso, ma ho la solita mappa, non si vede, ma ho la solita mappa
e vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare. Allora, anche in questo caso ci sono arrivata piuttosto vicina. Qui c'è la parete dove non vedo però nicchie o buchi con dove sia comunque rimovibile la pietra davanti, ma c'è una cosa che in realtà ha attirato la mia attenzione ed è questo tombino qui. Quindi direi di provare a sollevare il coperchio o vedere se si può spostare in qualche modo. Anche qui devo mettere colpo sicuro. Bene ragazzi, anche in questo caso è stato un po' troppo facile forse. Fatemi sapere se anche voi avete provato quest'app e se avete trovato qualche difficoltà in più rispetto a me, ma vi dico, io cercando di avvicinarmi con la mappa che c'è arrivo quasi a colpo sicuro. Probabilmente sono anche fortunata perché ho un pochino l'occhio e riesco a scovare i minimi dettagli in un muro, magari con possibili nicchie, possibili luoghi dove appunto nascondere le cose, quindi forse ho un talento nelle cacce al tesoro. Comunque anche in questo caso la vista merita assolutamente, adesso sono appoggiata su uno dei muri. Fagagna molto probabilmente verrò a visitarla di nuovo, anche perché è uno dei borghi più belli d'Italia, quindi merita assolutamente una visita un pochino più approfondita. Vi ho fatto vedere tre piccole chicche qui in Friuli Venezia Giulia. Sono abbastanza isolate, non sono particolarmente frequentate ad esclusione di questo posto qui, Fagagna, perché quassù c'è anche un ristorantino e ci sono un po' di macchine di un po' di persone che probabilmente approfittano appunto dell'ultimo pasto prima di passare in zona arancione. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate anche la campanella per ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qui sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure, vedrete anche le foto che ho scattato durante queste piccole escursioni vicino casa perché non mi sono allontanata più di 20 km. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life!